Insonnia. Perché copyright? Alcune persone soffrono di problemi cognitivi di Maria Vasta Luneda Negazione 11 giugno 2018. Perché alcune persone con problemi di insonnia soffrono anche di disturbi cognitivi, e altre non ne soffrono? Ecco cosa rivela un nuovo studio. Alcune persone con problemi di insonnia possono presentare anche dei disturbi cognitivi, ma come mai ci è quadrato accade? La chiave per prevedere questo fenomeno potrebbe trovarsi nel microrna, Mirna, secondo quanto emerge da uno studio condotto dai membri della University of Pennsylvania. Molti studi collegano la perdita di sonno a un maggior rischio di malattie come il cancro, malattie cardiovascolari, il morbo di Alzheimer e altri disturbi, e da Contilde ben noto il fatto che la perdita di sonno influisce negativamente anche sulle prestazioni cognitive. Dormire male danneggia anche le ossa, dormire male mette a rischio anche la salute delle ossa. Ecco cosa emerge da un nuovo studio. Tuttavia, tali effetti avversi sono vissuti in modo diverso da persona a persona, e poco si sa su come poter prevedere con precisione i deficit individuali derivanti dalla privazione del sonno. Il nuovo studio a Contilde è il primo a scoprire che i microrna nel sangue subiscono delle modifiche a causa della privazione totale del sonno, TST. Per giungere a questa conclusione, gli esperti hanno coinvolto un campione di 32 adulti sani, i quali hanno partecipato a un esperimento di 5 giorni che prevedeva una sessione di privazione del sonno della durata di 39 ore. I soggetti sono stati quindi sottoposti a test per l'attenzione, memoria e prestazioni cognitive, ciò alla velocità e l'accuratezza mostrata nei test cognitivi, e gli esperti hanno prelevato dei campioni di sangue in 6 momenti diversi, per analizzare i microrna del plasma. Rispetto alla fase che precedeva l'inizio dello studio, 10 microrna hanno mostrato dei cambiamenti nel loro livello di espressione nei soggetti che avevano sperimentato solo la privazione del sonno, rispetto ai 18 mirna che hanno presentato variazioni del livello di espressione nei soggetti che hanno sperimentato sia la privazione del sonno che situazioni di stress psicologico. Spiegano gli autori dello studio via, Scienze Daily Photo Daystock.